Eccoci qua ragazzi, eccoci qua. Oh, l'ermanito, sono Giaset, quello che tiene le tette, le racchette, le lavagnette, le rocchette, no, le manette, perché non ho le mitragliette ed anche la intro più cringe e meno divertente di tutta YouTube Italia. E benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di Napoli Udinese finita 3-2. Ragazzi, la sosta è arrivata, il mondiale è alle porte e il Napoli ha chiuso questa prima parte di campionato in una wonderful fashion, si direbbe in inglese. Ragazzi, prima di fare il giorno dopo, prima di analizzare la partita, voglio invitarvi come sempre a scaricare dal link in descrizione la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio. Ragazzi, mi riferisco ovviamente al numero 10. Numero 10 rappresenta il futuro ed è completamente gratuita. Ragazzi, andate a scaricare che non ve ne pentirete. Unitevi all'evoluzione, unitevi alla rivoluzione e fatelo scaricando dal link in descrizione. Numero 10. Il bro si era letteralmente buttato in mezzo alla strada sperando di essere investito e prendere i soldi dall'assicurazione. Top. Detto ciò, parliamo un poco della partita. Parliamo della partita e parliamo soprattutto del concetto. Perché prima di entrare nel merito della partita, ragazzi, dobbiamo parlare di questo Napoli che, a prescindere da come andrà a finire, a prescindere da qualsiasi risultato finale, perché questo Napoli prescinde dai risultati, prescinde dai trofei, prescinde da qualsiasi cosa, perché è un qualcosa di assolutamente meraviglioso. Quello che sta succedendo, quello che abbiamo vissuto in questi primi 3 mesi, è un qualcosa di semplicemente meraviglioso, semplicemente clamoroso e stupendamente bello. Sì, ho usato tanti avverbi e tanti aggettivi, ma sono orgoglioso, ragazzi, sono orgoglioso. Questo Napoli mi riempie il cuore di gioia e mi riempie di orgoglio, perché veramente non mi era mai capitato di vivere un Napoli così. Non mi era mai capitato di vivere un Napoli che ti desse sempre la certezza quasi di poter comandare la partita e di poter fare gol nel momento in cui vuole fare gol. Perché Napoli, se decide di fare gol, il Napoli fa gol. Se Napoli si vuole difendere, il Napoli si difende. E tutto quello che fa lo fa insieme, con la voglia di raccogliere il risultato alla fine. Perché ragazzi, il Napoli vince in tutti i modi. Il Napoli vince veramente in tutti i modi. Non c'è una sola strada per la vittoria, non c'è una sola strada ed è quella del vincere 3-0, 4-0, 5-0, 6-1. No, il Napoli vince 1-0 giocando bene, meritando e segnando all'ultimo. Il Napoli vince 5-0 dominando per tutta la partita facendo 50 tiri. Il Napoli vince 2-1 le partite sporche. Il Napoli vince le partite che ha dominato in lungo e in largo, essendo estremamente cinici in ogni caso, soprattutto all'inizio. Si fa quasi rimontare e riesce comunque a mantenere il risultato. Ragazzi, queste sono tutte notizie che ci dovrebbero rendere felici, perché il Napoli cresce. Il Napoli con queste situazioni cresce e non ha intenzione di smettere di crescere. Il gruppo è meraviglioso, il gruppo è formato da ragazzi giovani che hanno voglia di far bene, di mettersi in mostra, di far capire: questo sono io e io valgo tanto. E il merito, ragazzi, va a Luciano Spalletti, ma va anche a Cristiano Giuntoli e va anche a Aurelio De Laurentiis, bisogna dirlo, perché quello che sta succedendo, quello che abbiamo fatto, vuol dire essere anormali. Perché ragazzi, abbiamo fatto, come ha detto anche Luciano Spalletti, un girone d'andata, almeno non girone d'andata, una prima parte di stagione aliena. Aliena, ragazzi, veramente aliena. E ripeto, bisogna solo esserne orgogliosi. Adesso parliamo della partita. Però ragazzi, mi dispiace, non si poteva parlare della partita senza fare questa premessa. Allora, fatemi fare un attimo una cosa. Si può mi chiamano e io devo sospendere il video. Non mi paro caso. Dicevo, ho messo la modalità aereo, se non si fosse capito. Allora, Meret. A Meret diamo un bel 7. Meret oggi ha tolto, come si suol dire, le castagne dal fuoco in più di un'occasione. Non so se avrebbe potuto far meglio sul gol di Samardžić. Non poteva nulla su quello di Nestorovski. Fa un paio di parate importanti, ripeto, fa una parata meravigliosa, ragazzi, su De Olofeu. Ma un paio di uscite, un paio di letture anticipate mi sono piaciute veramente tanto. Dimostrano e certificano tutta la sua crescita. 7, ho detto 6,5, 7. E i difensori, Giovanni Di Lorenzo, gli diamo un 7. Ma non per qualcosa, a me in realtà non ha fatto impazzire, soprattutto i primi 75 minuti. Ma nel quarto d'ora di difficoltà del Napoli, in cui abbiamo preso il 3-2,
Giovanni Di Lorenzo ha fatto una partita da capitano vero, ha fatto delle giocate da capitano vero e si è caricato veramente il Napoli sulle spalle in più di un'occasione. Coppia di centrali, a Juan Jesus gli diamo un bel 6 e mezzo, anzi anche 7, molto ordinato, non è colpevole su nessuno dei gol. Bene, Juan Jesus risponde sempre presente, sapete quello che penso di lui, quanto gli voglia bene e quanto mi piaccia. Kim, ragazzi, oggi purtroppo non la migliore delle sue partite, non la sua miglior partita, però comunque gli diamo la sufficienza, perché Kim la sufficienza se la merita sempre. Gli vorrei dare un 10 solo per il post su Instagram, ragazzi, ha fatto una partita giocando sia sul centro-destra che sul centro-sinistra, non si è saltato mai un minuto, gli possiamo concedere una disattenzione. Il nostro soldato tornerà più forte di prima. Olivera ha fatto un primo tempo di grande impegno, di grande concentrazione, 7 anche a lui. Per quanto riguarda il centrocampo, ragazzi, Lobotka è un po' in calo, come giusto che sia, sta con le bombole d'ossigeno, ragazzi, non si ferma mai. A gennaio sarà fondamentale fare un investimento in quel ruolo, anche se trovare uno che possa anche minimamente fare il lavoro che fa lui non sarà per niente facile. Però Lobotka, un bel 7 oggi glielo diamo tutto. Per quanto riguarda le due mezze ali, Frank ancora una volta fa un lavoro straordinario là in mezzo, sia tecnicamente che tatticamente, è arrivato alla fine sfinito, infatti ha fatto degli errori proprio tecnici che non sono da lui, però gli diamo un 7, gli diamo un 7 meno, dai, a Frank un 7 meno. Piotr, come fai a non dargli 8? Come fai a non dare 8 a Piotr? Bisognerebbe dare 10 solo per l'arcobaleno che disegna sul suo gol e per certe giocate che fa, perché ragazzi, io sono dell'opinione che nel momento in cui non c'è Kvara, Zielinski debba esserci sempre, perché è quello che ti inventa, è quello che ti crea la giocata, è quello che c'è il calcio in testa, ragazzi, perché lui c'ha proprio il calcio in testa. 8 per Piotr. Tridente, Lozano. Ragazzi, Lozano zitto sta facendo una stagione molto buona. Assist per lui, fa una partita secondo me anche difensivamente ottima, tatticamente molto bene. Il Ciuchi mi è piaciuto tanto, 7 e mezzo, perché ha fatto assist. Osimhen, mamma mia, voglio ancora, dobbiamo parlare di Osimhen, cioè ancora dobbiamo parlare di quello che è scarso, che non sa tirare, che è un po' tutto andomoli uno, cifra totalmente inventata, che sa solo correre, sa fare solo quello, sa fare solo quell'altro. Cito Lele Adani e dico che anche oggi ha fatto una partita veramente di alta premier, ragazzi. Victor Osimhen è un fattore, negarlo vuol dire negare l'evidenza. Non gioca con la squadra, non è per niente vero, ragazzi, sta incominciando a fare delle giocate che veramente lo mettono tra i migliori 9 al mondo. Se incomincia a fare queste giocate con continuità, diventa un calciatore semplicemente senza senso. Adesso è incontenibile, però può diventare veramente clamoroso. 9 a Victor, 9 tutta la vita a Victor, 9 come il numero che tiene sulle spalle. Fa una giocata sul gol di Zielinski meravigliosa, fa ancora una volta un altro gol, ancora una volta di testa. Ragazzi, Victor è speciale. Poi Victor sta incominciando ad assumere una caratteristica che appartiene principalmente ai grandi, se non grandissimi attaccanti, che è quella di incutere paura negli avversari. Ragazzi, io ho visto Bijol andare, ma proprio avere il terrore negli occhi ogni volta che si avvicinava Osimhen. Questa è una cosa che aveva Cavani e che spero Osimhen possa trattenere, perché adesso ha proprio, non è che ha il rispetto degli avversari, ha la paura degli avversari, ed è tanta roba. E poi andiamo ad Elmas. Ragazzi, Elmas secondo me è proprio la fotografia di questo Napoli, la fotografia del Napoli di Luciano Spalletti. Oltre alla giocata che si inventa, perché si inventa una giocata meravigliosa sul gol di Osimhen, alla Insigne, mi verrebbe da dire. Oggi mi sono divertito perché mi è sembrato tutto molto insignesco, la giocata di Elmas, il tiro a giro di Zielinski. E niente, ragazzi, Elmas fa un partitone eccezionale. Il gol che fa è un gol che puoi avere anche in questo caso solo se tieni il calcio in testa. Ragazzi, Elmas sta tutto in quella giocata di Suola fatta per recuperare il tempo di gioco. Con quella giocata lui recupera il tempo di gioco che aveva perso. Si smarca il difensore col sinistro, rientra, sta sul destro, giocata di Suola, mette tutti fuori tempo e fa gol. Ragazzi, Elmas, io ve l'ho sempre detto, è un giocatore veramente speciale e che me lo terrei in qualsiasi squadra al mondo. Qualsiasi allenatore vorrebbe uno come Elmas, ve lo garantisco.
Per quanto riguarda i cambi, Dombele, ragazzi, lentamente sta arrivando a quello che dovrebbe essere il vero Dombele. Gli davo un 6,5. A Elmas non glielo ho dato il voto. A Elmas gli do un 8,5. Dombele 6,5, ho detto. Politano mi è piaciuto, ragazzi. Politano è entrato, ha scassato tutto. È andato, soliti scatti impressionanti, scelte intelligenti quando c'era da dover fare da scorrere il cronometro. Ha fatto dei recuperi in fase difensiva di altissimo livello. Io anche per questo amo Matteo Politano. Gli diamo un 7. Gli altri che sono entrati, allora è entrato, non mi ricordo neanche più. Mamma mia, chi è entrato? Ah, è entrato Mario. Mario anche oggi se l'è preso un poco di festa. Non so perché sia entrato Mario, effettivamente. Ha fatto un po' di giocate in realtà interessanti, anche un paio di anticipi interessanti, come lui spesso fa, perché lui legge molto bene le giocate. Non ho capito il cambio, perché lì Olivera stava facendo bene. Spero, ripeto, che non sia per un problema fisico. A Mario glielo diamo sempre il 6, anche se più per il solo e semplice fatto che è il maestro. Ah, e poi Østergaard è entrato, perché abbiamo fatto solo 4 cambi, non abbiamo usato il quinto cambio, mi sa. E Østergaard è entrato veramente molto bene. Østergaard 7, mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto veramente tanto. E niente, ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale. In descrizione troverete Facebook, Instagram, Twitter, tutto quello che volete sarà lì giù. Troverete anche G7 Shorts, il mio canale pubblico, Teleclip, momenti iconici, momenti divertenti del canale, top preferiti. Noi ci vediamo la prossima volta, sempre comunque. Tutta la vita, forza Napoli.